Amici della Vergine, bentornati a questo appuntamento. Vediamo anche per voi come sarà questo mese di dicembre 2021. Andremo a capire attraverso il metodo dei chakra come sarà questo mese. Quindi andremo a capire un po' l'ultimo mese dell'anno, come lasciamo questo anno e con quale intenzione iniziamo il prossimo anno. Io intanto vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di acquistare il mio libro, L'Oroscopo Personale 2022, che trovate su Amazon. In basso vi lascio ovviamente il link e andiamo a vedere un po' come sarà questo mese di dicembre 2021. Allora, capiamo subito qual è la vostra energia chiave, l'otto di coppa. Attenzione, proprio l'altro giorno parlavo con una cliente della Vergine, e devo dire che molti Vergini in realtà stanno vivendo questa sensazione. Spesso sentono la sensazione di chiudersi dentro se stessi, sentono la necessità di evitare determinati discorsi per determinate persone. Cioè, ci sarà forse una piccola paura di perdere qualcosa, forse anche la paura di cambiare qualcosa nella propria vita, perché il cambiamento non è così semplice. Tutti quanti diciamo: ma quando arriva questo cambiamento? Amici della Vergine, quando arriva voi lo sentite. Il problema è non avere paura poi nell'affrontarlo. E soprattutto ricordo sempre che questo cambiamento non bussa alla porta, che siete un po' voi che dovete andare a ricercare. Questa è una carta anche di volere in qualche modo entrare nel proprio mondo, chiudersi nel proprio mondo senza troppe persone intorno a sé. Disilludersi un po' da quella che è una realtà che forse si erano creati in questo preciso momento. Allontanarsi da figure o da persone che in qualche modo bisogna lasciare alle spalle, perché abbiamo bisogno di ripulire anche un po' la nostra energia. E questo è un momento importante, forse anche di tanta riflessione. Questa è una carta sinonimo molto spesso dell'eremita. Ecco, non mi veniva il termine. Allora, abbiamo il matto, l'asso di coppa, il fante di coppa e la temperanza. Mamma mia, ragazzi, qua ci sono dei sentimenti. Uff, re di bastoni, sette di bastoni e cinque di denaro. Vedete, questo isolamento, questa sensazione magari di instabilità che potete avere, di lasciarsi alle spalle, potrebbe essere proprio per una questione familiare. Ci sono indubbiamente cose che non sono ancora molto chiare per voi, che potrebbero riguardare proprio la vostra famiglia. Qui c'è bisogno in qualche modo di abbracciare una persona o ritrovare in qualche modo o migliorare soprattutto un tipo di rapporto all'interno della vostra famiglia, che potrebbe essere recuperato proprio durante questo mese, solo ed esclusivamente voi, se tendete una mano, solo se riuscite a dare una mano a questa persona. Il 5 di denaro è perdita di denaro, ve lo dico, è perdita proprio di soldi, quindi è possibile che ci possano essere spese che non potevate affrontare o situazioni economiche che devono essere tenute un po' a bada. Questo purtroppo è un periodo abbastanza complesso, inizia soprattutto un periodo abbastanza complesso per gli amici della Vergine, perché avrete Giove in opposizione dal 21 di dicembre fino a maggio del prossimo anno, e dopodiché insomma anche ottobre, novembre del prossimo anno. Avete Giove in opposizione come un faro di luce che vi chiede di fare molta attenzione a calcolare attentamente quelle che potrebbero essere magari delle situazioni economiche e lavorative. Quindi dovete valutare attentamente questo momento. Infatti vedete che nel vostro secondo chakra abbiamo un sette di bastoni, che un po' di agitazione sostanzialmente abbiamo proprio a causa di questa sorta di instabilità che stiamo vivendo a livello economico. Bisogna in qualche modo autodifendersi e mantenere soprattutto il controllo durante questo periodo. Potrebbero esserci situazioni nuove che stanno per aprirsi. Non è, secondo me, il mese ideale per prendere delle decisioni così rapide o comunque di passare subito all'azione. Bisogna in qualche modo aspettare, perché saranno mesi in cui sentite in qualche modo la necessità di cambiare qualcosa nella vostra vita, ma c'è bisogno di non avventurarsi troppo. Piuttosto avventuratevi con le vostre emozioni, con l'amore, con le persone intorno a voi. Sulle cose pratiche direi di fare molta attenzione, perché purtroppo Giove sarà opposto e soprattutto in questo mese di dicembre non è il mese ideale per fare delle grandi scelte.
Sulle questioni sentimentali invece c'è molto di più. Sulle questioni sentimentali abbiamo bisogno di essere molto più espansivi, molto più avventurosi, non bisogna avere paura di compromettersi con le persone, bisogna essere meno impulsivi e decisamente più temerari proprio nel vivere anche le nostre emozioni. Qui abbiamo una bellissima occasione di sperimentare finalmente qualcosa di utile. Ci sono molte vergini che in questo periodo stanno decidendo addirittura di convivere con una persona. Ecco, sperimentatela questa convivenza, però sappiate che quando andate a convivere non è che possiamo noi decidere sempre, cioè ci sono due persone, quindi è normale che ci deve essere un superamento magari di questo orgoglio che potremmo vivere durante questo periodo. Dicembre sarà un mese importante per tante conoscenze. Credo che i vergini, soprattutto single, avranno quella voglia di uscire fuori da questa zona di comfort che si erano creato. I vergini saranno pronti a realizzare qualcosa di importante, a prendersi comunque di peso anche qualcosa di nuovo, conoscere persone che forse sono completamente diverse dal nostro modo di vivere, e voi avrete questa grande occasione proprio di conoscere una persona, e le comunicazioni e l'asso di coppa qui vi stanno già parlando di grandissime occasioni che stanno per arrivare, con nuove persone o comunque persone un po' diverse da noi. Il romanticismo è molto importante durante questo mese, e lo vedo anche con questo matto che in realtà rappresenta anche questo voler in qualche modo fuggire, tra virgolette, da quelle che sono le grandi responsabilità della nostra vita e lasciare andare un po' quello che è stato il nostro passato. Beh, devo dire che dicembre da una parte vi dice fate attenzione ai piani economici, pratici e soprattutto familiari della vostra vita, ma dall'altra vi sta dicendo ragazzi lasciatevi andare un po' più con le vostre emozioni, perché forse secondo me anche attraverso le vostre emozioni riuscirete a captare cose, sentimenti, emozioni che saranno molto importanti da portare avanti proprio nei prossimi anni. Se c'è qualcuno che deve parlare di amore con una persona che in questo momento magari non sente da molto tempo, ecco, dicembre potrebbe essere il mese ideale per sentire proprio questa nuova energia. Sappiate che il vostro inconscio è guidato da un arcano maggiore importantissimo, che è il matto, che rappresenta sempre un inizio, una libertà, una nuova consapevolezza, e poi giocate molto sulla vostra originalità, ecco, dovete essere un po' più originali, dovete essere molto più spontanei in questo momento, perché secondo me da qui si può legare veramente qualcosa di importante. Allora, vediamo un po' un oracolo anche per voi, amici della Vergine, anime gemelle. Abbiamo detto che l'amore sarà veramente protagonista in questo mese, sarà un mese dove le vergini, ho detto gemelli, invece dovrebbero essere vergini. Credo che vivrete delle grandi emozioni, emozioni che vi porteranno veramente ad essere protagonisti in questo momento. Cioè, quindi anche, non ve lo crederete neanche voi, probabilmente, delle persone che andrete a conoscere, ma secondo me sarà molto, molto importante. Allora, io intanto vi voglio dare gli auguri, voglio fare gli auguri di buon Natale a voi, alla vostra famiglia, a tutti quanti. Felice anno nuovo, sembra un po' strano dirlo già adesso, ma siccome questo video poi lo ascolterete sicuramente anche nel mese di dicembre, io vi ringrazio, poi noi ci sentiremo con altri video sicuramente, ci sentiamo alla prossima, ciao!